Un saluto a tutti amici, oggi abbiamo una di quelle cose che a me piacciono tantissimo, ovvero un radioregistratore Grundig. Naturalmente, come sempre, nella parte cassetta non riusciremo sicuramente a sistemarlo, lo diamo per scontato, ma la parte radio è molto bella. Questa è una C4000 Automatic, della serie che piacciono a me, che c'ha anche i regolatori di tono, il volume, un sacco di band di frequenza, il filo della sintonia è sano e quindi già va molto bene. Lo sportello della cassetta si apre. L'antenna è quasi del tutto sana, vedete? Manca il coso, ma lì sapete che c'è sempre la mia tecnica per ripararlo. Manca purtroppo la maniglia, questo è un grosso, grosso peccato. Sportellini posteriori qua, tutti sani, infatti qua dentro, se non sbaglio, ci dovrebbe essere il cavo di alimentazione, eccolo qua, che possiamo tranquillamente estrarre, perfetto. Cavo di alimentazione che è stato aggiuntato con questo interruttorino, forse per farla accendere più comoda senza andare all'alto, chi lo sa. Purtroppo, anche se è presente il portapile, manca, come vedete, il tappo del portapile, e questo non so se ce l'ho, ma il portapile è sano, è pulito. Questo sarebbe il laccetto per toglierlo. Io adesso qua con una mano logicamente faccio un po' fatica, ma come vedete è messo molto molto bene. Anzi, oserei dire che questo portapile qui non è mai mai stato utilizzato. Naturalmente questa radio non si accende, perché se adesso noi proviamo, adesso la tiro su, la attacchiamo in questa maniera, provo a premere il tasto power anche spostando questo. Come sentiamo? Non fa assolutamente niente. Segno che potrebbero esserci come minimo i soliti condensatori sull'alimentazione da sostituire. Quindi la andiamo ad aprire e vediamo un po' come siamo messi. Come tutte le Grundig ci viene spiegato come aprire la radio, quindi vedete togliere le due viti laterali, questa e questa, che adesso andiamo a rimuovere, una la inserirò qui e una, due, questa non si svita, la sviterò con il cacciavite dopo, e dopodiché abbiamo da togliere queste due viti qua. Lui ci dice che poi si possono togliere le altre viti, ma sono su questo pannello qui che va prima rimosso per aprire il resto, quindi procediamo. Ed eccola qua aperta. Allora, come tutte le Grundig, qua troviamo il suo alimentatore, che è sempre quello con il suo cavetto, che poi va a collegarsi presumibilmente direttamente sul circuito, ma questo spererei che funzioni. Qua c'è il tastino di commutazione tra batterie e non, normalmente non ha mai problemi. Pacco batterie, togliamo via la carta, questa qui, perché ci blocca un po' di visuale. Dobbiamo andare a intervenire come minimo sotto questa circuitazione qua, diciamo qui sotto, perché qua vedo che ci sono dei condensatori che non mi piacciono, 1, 2 e 3, ma questo dovrebbe essere della parte di amplificazione. Qui invece abbiamo tutta la parte di selezione, selettore. Il modulo orario dovrebbe stare qua sotto, ma qui sotto questa scheda ci dovrebbe essere la scheda d'alimentazione, che adesso cerco di capire come tirare fuori. Usufruendo dello schema, come vediamo, possiamo vedere che dobbiamo togliere questa vite e questa vite per poter eliminare tutto questo modulo che in teoria dovrebbe saltare fuori tutto per intero, quindi sfilarsi per il di qua. La prima vite è questa, la seconda vite è questa. Facciamo subito un tentativo. Spero che questa antenna non mi rompa troppo il discorso per arrivare qua sotto. Qua sotto c'è naturalmente l'altoparlante, questa parte non si stacca. E proviamo. Allora, con un po' di fatica l'abbiamo tutta aperta. Ho anche tolto questa parte di quadrante che veniva via tirandola dall'altra, un po' incastrato, e questo ovviamente andrà pulito tutto. Qui vediamo la radio nella sua interezza e ha una chicca che non immaginavo. C'è tutta la scala che si illumina. Probabilmente questa lampadina sarà bruciata al 100.000, 1.000%, ma dopo la cambiamo e la sostituiamo. La parte cassetta in realtà non sembra nemmeno messa così tanto tanto male, ma la vedremo successivamente. Io mi preoccuperei intanto di sostituire i soliti condensatori elettrolitici, che adesso sono tutti accessibili. Dissaldo anche l'altoparlante perché si lavora meglio, e vediamo se riusciamo a recuperarla. L'antenna M, molto importante, è sana. Qui ci sarà da lavorare molto sull'antenna FM, ma vediamo che cosa possiamo fare. Insomma, partiamo e facciamo un po' di roba.
Allora, tutti i condensatori della parte di amplificatore e di alimentazione sono stati cambiati ad esclusione di quelli che adesso andrò a sostituire del lato piastre. Infatti ho qui smontato il lato piastre e come vedete purtroppo abbiamo dei problemi che mi sono capitati nell'altra mia grundige, quindi conviene in via preliminare di sostituire questi due qua e soprattutto questo RKE stato fintamente solido. Perché creano problemi, anche se non è neanche detto che la piastra riesca a farla funzionare per via dei soliti ingranaggi, ma noi nel dubbio la cambiamo lo stesso. Allora, dopo aver cambiato tutti i condensatori, avevo visto che la radio comunque non funzionava. Allora, ho scaricato lo schema e ho visto che nella parte della piastra, effettivamente ce n'era uno sotto questa schermatura, che è stato complicatissimo tirare fuori, ma come vedete c'è un fraco qui che da schema dovrebbe essere in teoria un 120, ci metteremo un 100 UF da 10 volt, che è questo qua. Purtroppo, dopo aver smontato tutta la radio, cambiati tutti i condensatori, guardate qua che casino, poi vi faccio vedere quello che ho fatto, la radio continuava a non funzionare. Quindi mi sono messo con il service alla mano a cercare di capire dov'è che effettivamente la radio assorbisse troppo. Questo perché mi ero accorto con un alimentatore stabilizzato, banalmente questo qua, che quando accendevo la radio la tensione, questo qui è un 500 mA come l'originale, e l'originale tra l'altro questo qui abbiamo scoperto essere scoppiato, quindi poi ci sarà da sistemare anche quello. Ho provato anche a togliergli l'interruttore suo, ma niente da fare, è scoppiato, dopo lo sistemeremo, che la radio assorbiva una tensione anomala da qualche parte, pur in qualche maniera circa suonicchiando. Cercando, ricercando, andando a vedere nei punti caldi, ho beccato la C188, che è uno dei due transistor delle coppie C187 a C188 di amplificazione, che su una non giunzione, questo dovrebbe essere un PNP, per cui se lo misuriamo come un PNP normale, quindi mettendo il puntale negativo su un canale del diodo, andando a misurare i due diodi, come vedete 0,1 e 0,1 ci sono, ma se vado a vedere la resistenza degli altri due, diciamo tra i due PEP, come vedete ho un 1,827, addirittura ogni tanto ho 1,0. Cosa che non può essere in un transistor del genere. Tant'è che io ho recuperato un altro C188 da questa sottospecie di amplificatore, boh, penso di una fonovaligia o qualcosa di simile. E naturalmente anche qui, giunzioni fatte nello stesso identico modo, per cui andiamo con il nostro puntale negativo qua a misurare le altre due, che come vedete 02, 017, 0. Chissà perché misura un po' di più, ecco 0169, ma tra le altre due giunzioni P, come è giusto che sia mettendo i puntali in un modo, spero si stia vedendo, sia mettendo i puntali nell'altro, come vedete, mi deve segnare rigorosamente 0. Non di certo come quello originale, probabilmente scoppiato per una botta di condensatori, che come possiamo vedere mi dà fuori un valore. Quindi questo transistor è sicuramente scoppiato, l'altro dell'altra parte, l'altro canale, l'87, l'ho testato, non mi sembra che sia scoppiato, tant'è che la radio senza quel transistor non ha assorbimenti anomali e prova più o meno a far suonare qualcosa. Quindi adesso proverei a installare questo a C188 e vedere cosa succede. Da notare la posizione molto infelice di questi transistor, ma purtroppo quelli sono. Adesso andiamo a infilargli il nostro non nuovo ma sano non transistor a germanio. Come vedete la piedinatura sopra c'è e noi ovviamente lo rispettiamo con il suo dentino, quindi va inserito in questa maniera qua. Non è troppo complesso in teoria, eccolo qua, quindi lo mettiamo dentro così, ma poi è sufficiente vedere come è stato messo l'originale e lo si mette paro paro, come vedete, corrisponde alla perfezione. Il più è beccare tutti e tre i buchettini. Per fortuna ci abbiamo i piedini lunghi che ci danno una mano. Per sicurezza ho tirato giù anche la C187,
anche se ho acceso la radio e non va più in corto, ma non mi sembrava che suonasse bene. Difatti, se vado a misurare questa C197, qua ho 104, 149. Ma anche qui ho una giunzione un po' sbagliata, c'è cioè uno 07, 08, 09. Non è messo proprio bene bene. E quindi tanto vale che avendocela gli metto l'altra coppia, l'altro suo complementare, la C187 recuperata dall'altra parte, che magari così torna a suonare. E dopo aver cambiato i due transistor, andiamo ad accendere la radio. Ci pensi tu? Devo fare ancora i regali di Natale e al lavoro è un macello. Anzi. Come sentiamo, suona perfettamente e funziona. Lampada, ok. La piastra gira, incredibile. E la devo ancora testare in play. Vediamo se in qualche maniera riusciamo, cioè riesco a farla funzionare. E per il resto si può già quasi rimontare. C'è un piccolo difetto ancora che è sul tastino questo qua che vedete, quello del sensore delle batterie che vedete è sfondato sul retro. Adesso qua vedrò di inventarmi qualcosa per far sì che rimanga fermo. Allora, accendiamo la radio e come vediamo la cassetta va, la cinghia però sbarella molto, per cui è assolutamente necessario cambiarla, per cui andrò a cambiarle già che ci sono. Proverò anche a ricollegare la schermatura, se riesco sul circuito di dietro. Allora, ho cambiato la cinghia principale, la velocità va corretta con quel trimmer lì, ma si può fare anche da fuori e quindi non ci sono problemi. La cinghia, come vedete, adesso è decisamente più tesa. Adesso vado a chiudere il coperchietto. Quest'altra cinghia però non è messa molto bene, quella del counter, quindi punterò a sostituire anche quella e magari mettere prima di toccare la velocità qualche goccino di olio su tutto il movimento del capstan per vedere se migliora un po'. Allora vorrei spiegare un attimo anche come funziona questa meccanica di questa Grundig che non ha ingranaggi di plastica, ma non è che o meglio di quella plastica che sappiamo noi, ma non è che non ha quel tipo di ingranaggi, proprio ingranaggi non ne ha proprio. Vi faccio vedere, praticamente qua come possiamo in teoria notare, tutta questa zona qui, questo qua diciamo attorno alla cinghia, è il volano del pinch roller, che è questo qua. Adesso io non voglio ribaltare la radio, ma è questo qua. A questo toccano diversi gommini, tocca questo gommino qua, che come vedete è un gommino che tocca lì direttamente sul volano del pinch roller, del capstan. Che può essere mosso da questo leveraggio tutto metallico a destra, mollando il freno per andare, diciamo, a sinistra per andare in riavvolgimento, a destra per andare, come vedete, collegandosi con quest'altra ruota qui e quest'altra ruota qua in avanti veloce, oppure buttando giù tutta la meccanica e attivando ovviamente pitch roller con il suo gommino qua sopra, capstan e tutto il resto, e il gommino di destra, come vedete qua, possiamo andare a riprodurre la cassetta. Ma non sono presenti ingranaggi. Poi c'è una cinghietta che va da qua a qua, che è quella del counter, che è questo qui che adesso io vado ad azzerare. Eccolo qua. Ma per il resto non c'è veramente, veramente nient'altro. Allora, cambiato tutte le cinghie, come avete visto, è stato abbastanza incasinato, però adesso anche se questa non so quanto ve la possa far ascoltare, quindi vediamo se girando la cassetta, che con una mano tenere la radio e girare la cassetta non è facile, riesco a farvi sentire qualcos'altro. And when his servant entered, he asked him to call Mrs. Leaf, the housekeeper. Come vedete, il counter gira, la cassetta gira giusta e tutto quanto direi che va alla perfezione. Quindi si può spegnere tranquillamente la radio e cercare sommariamente di rimontarla, perché comunque tutto quanto funziona. C'è naturalmente da risaldare il sottoparlante originale. Disossidata, l'abbiamo disossidata tutta, e poi mi occuperò dell'alimentatore per capire che cosa si deve fare. Intanto provo a rimontarla. Anzi, no, mi ero dimenticato. Prima abbiamo da sistemare questo affaretto qua.
Allora, cosa è successo in questo coso qua? Molto banalmente, vedete, si è scollato e quindi questo per tutta la vita si aprirà ogni qualvolta che io premo il tastino, vedete? Perché io glielo posso reincastrare giù, ma poi risalirà lì su. Questo è il misuratore del livello di carica della batteria. Allora, io posso anche provare a rimettergli della colla, ma sicuramente questo si aprirà un'altra volta. Per cui vedrò di mettergli qualcosa qua dietro che lo tenga anche schiacciato. Adesso comunque prima voglio vedere se facendogli un giro di colla in più magari regge perché sarebbe l'ideale. Non so neanche se sia mai stato reincollato, sinceramente. Allora, l'ho incollato col Bostik, come vediamo il tastino va. Non mi sembra che si sfondi più, per cui lo teniamo per buono. E siamo giunti a dover sistemare questo alimentatore originale Grundig che, come vedete, fa un volta qualcosa, poi si spegne, poi si riaccende. Insomma, direi che ha dei grossi, grossi problemi. Apriamolo, vediamo com'è la situazione interna e capiamo che cosa poter fare. Allora, prima cosa che notiamo è fusibile scoppiato, fusibile sano. Giriamo, vabbè, salta via il cambio tensione, ma era su 220, quindi non è un problema. Giriamo, dicevo, e c'è enorme condensatore Fraco, da cos'è? 2002? Boh, non lo so, comunque brutto. Altro condensatore Fraco brutto. Due trimmerini, anzi no, questo è un trimmerino solo molto ossidato, penso che sia per la regolazione fine del voltaggio. E qua abbiamo anche un transistor che speriamo, speriamo non sia bruciato pure lui. Metterei intanto a sostituire i due condensatori e vedere se per caso il transistor qua è in corto, perché è morto morto. Allora, ho cambiato i condensatori, ho cambiato il fusibile, infatti qua per cercarlo è stata una lotta. Diamo ad accendere la ciabatta e come vedete, al di là che ho messo i puntali al contrario, 9,91, il nostro alimentatore sta funzionando perfettamente. Andiamo a spegnere, rimane un pochettino di carica del condensatore, ma direi che nel complesso anche questo è a posto. E finalmente, dopo tanto lavoro, l'ho riassemblata tutta. Guardate quanto è bella. Cosa è stato in totale sostituito? Tutto quello che vedete qua. Quindi, partendo dalle cose facili, i condensatori di tutta la parte radio della piastra e dell'alimentazione. I due finali audio, i due transistor al germanio, la C187 e la C188, in particolare il 188 che era bruciato, ma anche l'altro non se la passava molto bene. I due condensatori sull'alimentazione e il fusibile che l'ho perso perché mi è caduto. Le due cinghie della piastra. I transistor sono stati presi. Ovviamente nuovi ma si trovano come new stock da questo amplificatore, presumo della Lesa, perché i potenziometri sono della Lesa, che era, immagino io, di una sottospecie di fonovaligia o qualcosa di similare. Vedete qua ci sono tutti i suoi cavi, logicamente questa roba io la tengo solo e soltanto per recupero componenti, in questo caso sono serviti. Andiamo a vedere finalmente questa Grundig C4000 che, incredibile, ma vero, funziona tutta. Funziona tutta. È molto molto bella. Gli manca purtroppo il manico. Frontalmente plastica finto legno. Lateralmente, secondo me, proprio dalla finitura che ha, questo fianco qua e quest'altro fianco qua sono in legno vero. Quindi molto molto bella. È una radio del 71. Qua di lato abbiamo la presa per il giradischi o microfono, scusate, microfono registratore esterno. Questo qua sopra invece per il giradischi. Ingressi che si possono abilitare con il tastino qua, mentre la piastra si autocommuta. Qui abbiamo i due buchi per le maniglie, come dicevo prima, che non ci sono. Questo è il connettore per l'antenna esterna, o come dice qui, appunto, per collegare l'antenna della macchina, se uno voleva usarsela anche in macchina.
Posteriormente ve la metto un attimo giù, abbiamo il doppio sportellino classico Grundig con, in questo caso, il connettore per l'altoparlante esterno, connettore per l'alimentazione 9V esterna e connettori punto linea per le due antenne, per cui antenna delle onde medie e antenna FM. Questo è il primo sportellino. Secondo sportellino, sempre in stile Grundig, qua c'è ancora la targhetta Type C4000, che contiene il cavo di alimentazione dell'alimentatore interno, che come sapete ho riparato, più c'è il tastino di selettore tra alimentatore e batterie. E naturalmente, quando si chiude lo sportellino, c'è anche la perfetta feritoia che fa uscire il cavo e la fa uscire pari. Una gran figata. Qua porta pile con le nostre 6 pile per arrivare a 9V, purtroppo manca il copribatterie, come avete visto, però non è praticamente mai stato utilizzato. Funzioni, beh, di per sé abbiamo la piastra con il tastino OSC, oscillator, non so sinceramente perché, con tasto record a parte che può essere premuto se poi lo mettiamo in start per registrare. Abbiamo l'automatic record che ci permette di selezionare se voglio far avanzare o non avanzare la registrazione automatica da un microfono esterno, da microfono barra musica con ingresso esterno, diciamo, ovviamente, diciamo che seleziona l'ingresso, oppure dalla radio. Questi sono tastini di commutazione molto semplici. Poi qua c'è il tastino per la luce, che ve lo faccio vedere, anche se con l'alimentatore la luce rimane perennemente accesa. Counter con il suo tastino per resettarlo. Qua, girando la manopolina verso, diciamo, di noi, si apre il vano cassette, peccato per questa crepina. Pausa, start, niente di particolare. Poi controllo del volume, controllo dei bassi, controllo degli alti. Ovviamente questa è una radio con le nostre bellissime 4 bande, quindi abbiamo onde corte, e le onde corte le abbiamo dai 49 ai 19 MHz, praticamente dai 5 MHz e mezzo ai 16, ci fa quella banda classica europea. Onde medie, onde corte, FM, ingresso esterno e l'AFC per l'FM. Qui abbiamo l'antenna che ho riparato con il solito metodo della vite, antenna che è buona, messa anche bene, per cui ce la teniamo così, che ci fa piacere. Qui abbiamo il piccolo strumentino per vedere il livello delle batterie. Io adesso darei corrente alla radio e spegnerei la luce per farvi vedere quanto è bella illuminata. Quando è sotto tensione con l'alimentatore, l'alimentazione della lampada è in questo caso perenne. Non abbiamo la lampada sull'indicatore della batteria, indicatore della batteria che si accende quando accendiamo la radio. 10 minuti di attualità. Quindi qua, come vedete, sono Alberto Maio e vi aspetto il sabato. Posso 5, usufruire dell'indicatore. La sintonia naturalmente è molto buona, come ogni Grundig. Fino al volevo chiedere se era possibile ascoltare anche i toni, vanno molto bene. Di Marco Masini, grazie mille, ciao ciao. Sì. Dobbiamo chiamare zia Eliana. Allora, zia Eliana in qualche modo ha fatto da seconda mamma non solo a Elena ma anche a suo fratello. Il volume è esagerato. Inizialmente era una zia semplicemente molto presente affettivamente nei loro confronti. Sì. A un certo punto mamma di Elena si è separata. E il suono è veramente veramente buono. Naturalmente va anche nelle altre gamme. Queste per esempio sono le AM. Anche se, come sentite, qualcosina arriva. Ma conoscete bene la posizione infelice in cui mi trovo, quindi dobbiamo accontentarci di quel poco che arriva. Eccolo qua. In queste ore di sera, mentre per onde corte e onde lunghe io ve lo potrei anche far sentire, ma come potete immaginare c'è solo e soltanto gran rumore di fondo che arriva. Tra l'altro le onde corte con l'antenna chiusa è proprio il massimo da utilizzare. E vi faccio sentire che va anche la piastra, quindi vado ad aprirla, vado a prendere una cassetta che possiamo ascoltare e inserirla, perché questa è una cosa rarissima in una Grundig, che la piastra funzioni. Il controllo funziona in questo modo: praticamente io, se vado e lo sposto tutta la manopola verso un lato, vado in avanti veloce; se lo sposto verso l'altro lato, vado indietro; e se lo sposto in play,
appena inizia una canzone. Avvocato è... In questo momento non mi sembra che stia, che stia sentendo nulla, ma probabilmente può essere anche che abbia sbagliato il lato io della cassetta, perché non è escluso. Lo metto nel lato A, che sono sicuro che ci sia qualcosa. Ecco qua. Come vi dicevo, questa è una cosa rarissima, perché vedere una Grundig con la cassetta che va è veramente una cosa unica nel suo genere, specialmente perché una Grundig è così vecchia. Che dire, naturalmente entrerà in collezione, non sono sicuro, ma potrei avere anche un manico da mettergli tra i vari cadaveri di radio che possiedo, e non sono invece sicuro dello sportellino sotto, quello... Forse lo cercherò a Marzaglia, non lo so, vedremo, perché comunque lo stato generale non è male, è uscita molto bene, e quindi detto questo io vi saluto e ci vediamo ovviamente al prossimo video.